Sono davanti all'Università di Vicenza perché volevo fare questo video in un luogo significativo. Con questo video voglio rispondere e ovviamente sottoscrivere l'appello, o meglio il documento, preparato dalla Rete degli Studenti Medi e dall'Unione degli Universitari del Veneto. Un documento che c'entra perfettamente i punti centrali per il futuro di una generazione e per il futuro della nostra terra. Questo documento inizia con una frase che dice: essere giovani in Veneto non è facile. Ed è proprio questo il punto, nel senso che da tantissimi punti di vista questa è una regione che non sta investendo sul suo futuro. Basta dire una cosa, cioè che se ci paragoniamo alle altre regioni del nord Italia, in particolare per esempio Emilia Romagna e Lombardia, siamo l'unica regione del nord in cui è negativo il rapporto fra i giovani che se ne vanno da questo territorio e i giovani che arrivano qui. In pratica sono di più i giovani che se ne vanno rispetto a quelli che arrivano, o meglio, in tanti casi, che tornano dopo aver fatto un'esperienza all'estero. E questo dipende dal tipo di territorio che siamo diventati, dal tipo di servizi che diamo. Penso a tutto il tema delle borse di studio, al fatto che in questo territorio ci sono tantissimi studenti idonei ma che non ricevono la borsa. Penso al tema enorme del trasporto pubblico. Pensiamo al biglietto unico integrato da una parte, ma dall'altro al mancato investimento da tantissimi anni sul fronte delle ferrovie, del trasporto su rotaia. Pensate che l'unica opera pubblica non sospesa, rinviata, ma cancellata dalla giunta Zaia in questi anni è stata la SFMR, cioè la metropolitana in superficie, in altre parole un treno ogni 15 minuti che collegava le stazioni del Veneto, e l'elettrificazione di tutte le linee. Pensate a cosa vuol dire per i giovani che vanno all'università, oltre che ovviamente per i pendolari che vanno a lavorare, ma penso più in generale, per esempio, al fatto che il Veneto è la seconda economia d'Italia e l'ottava per stipendi e salari. Abbiamo creato una realtà, abbiamo creato una regione, abbiamo un territorio che non è accogliente, che non costruisce le condizioni perché i giovani restino qui. Ecco, davvero, io raccolgo l'appello di UDU e Rete degli Studenti, non solo perché per tanti anni abbiamo combattuto insieme, per tanti anni ne ho fatto anche parte negli anni delle scuole superiori e dell'università, ma perché davvero, finalmente c'è un documento che traccia una strada, è un documento che ci aiuta a costruire un Veneto diverso e la prospettiva diversa che vogliamo portare avanti nei prossimi anni.